Voglia di fare musica. Oggi mi trovo a Pollenzo, questa bellissima cittadina che è stata insignita del nome di patrimonio culturale dell'UNESCO nel 1997. Perché Pollenzo? Beh, intanto Pollenzo con me ha anche un po' un legame particolare, perché nel 1996 sono venuta proprio in questo luogo per realizzare le mie foto del matrimonio. E pensate, l'anno dopo che io sono venuta l'hanno praticamente fatto diventare luogo patrimonio mondiale dell'UNESCO. Non so se ho dato io anche qualche contributo, non credo. Pensate che in questo luogo non solo ci sono passata io nel 1996, ma ci è passata altra gente molto più importante di me, tra questi anche Vittorio Emanuele II, che amava venire a Pollenzo per passare un po' del tempo in tranquillità, no? Godersi anche la solitudine e la tranquillità. È un luogo magico, secondo me, dove, ok, adesso è pieno di turisti, anche stranieri, anche perché è all'interno di Pollenzo, e poi vi porto a fare un giro. In questo bellissimo castello c'è anche la sede di quella che è l'Università Gastronomica di Pollenzo, un laboratorio proprio qui dietro di me, è molto carino, e poi insomma questo albergo che dà la possibilità a tanti di venire a visitare queste terre delle Langhe, perché siamo nelle Langhe, e poter stare in un posto tranquillo ma anche bello e affascinante, con tutte queste sue torri, queste mura, queste cinta, cercando di non cadere in questa bellissima fontana. Dicevo, insomma, un bel luogo, qui oggi c'è pure il sole, quindi è spettacolare. La mia chiesa alle spalle, che vedete, ho incontrato una signora, che è una signora del posto, sicuramente che era amante della storia della chiesa ma anche del luogo, e mi ha raccontato, vabbè, un po' di aneddoti sulla chiesa stessa, sulle statue che ci sono all'interno, ma mi ha anche detto che se una chiesa ha la croce di Malta, vuol dire che è una chiesa consacrata. E lei mi ha detto, no, perché non molti lo sanno, e dovete sapere effettivamente che molte chiese non hanno questa croce, ma in realtà, insomma, ufficiano lo stesso senza essere consacrate. Io a questo punto alzo le mani, perché in questo non lo so, e posso chiedere anche a qualcuno di voi che è amante della storia se effettivamente quello che mi ha raccontato questa signora sia vera. Io mi fido, però se avete qualche informazione in più in merito potete darmele magari martedì, che mi dite, va bene. Vorrei saltare, ma sapete che mi sono anche grazie a questo zero. 1, 2, 3. La mia agilità di sempre, entro nel castello. Questo dove vedete adesso è il bel giardino, il bel parco dell'Università delle Scienze Enogastronomiche, dove all'interno c'è anche la banca del vino. Per gli amanti del vino, qui potete trovare la banca del vino voluta da Carlin Petrini, il presidente e fondatore di Slow Food, dove vengono raccolte praticamente le migliori produzioni del vino che abbiamo in tutta Italia, anche un po' vini che effettivamente poi sarebbero andati a scomparire, li trovate qui, e quindi si propone questa banca di testimoniare non solo quelli che sono stati i grandi nomi, ma anche l'Italia del vino, magari meno conosciuta, come si dice, meno blasonata, ma comunque altrettanto importante. Per cui, insomma, se vi capita di venire a Pollenzo, potete trovare degli ottimi vini qui alla banca del vino, magari possiamo anche degustarli insieme. Chi lo sa, qualcuno di voi magari può anche dirmi che è già venuto e può dirmi, insomma, che cosa ha trovato di particolare in questa banca del vino. Interessante. Thank you.
vari piatti in cucina che utilizzano per preparare i loro piatti, perché diciamo che in cucina non è che sia tutto questo grande chef. Però, vai dire vai. All'interno però possiamo trovare anche l'albergo che vi dicevo, dove chiunque può venire a soggiornare per visitare questo nostro patrimonio UNESCO, mondiale dell'UNESCO, che sono le langhe. Tra l'altro c'è anche il robottino che taglia l'erba, anche perché effettivamente non lo vedrai molto un tagliaerba qua. Speravo di potermi prendere un aperitivo qui, magari con un buon vino. Invece niente, è chiuso. Vabbè, ci tornerò un'altra volta. Vado a vedere se magari me lo danno in albergo. Bene, con questo bel parco alle mie spalle, dell'albergo, insomma di tutta questa struttura alberghiera, di questo posto che è Pollenzo, vi aspetto come sempre ogni martedì alle 9:30 per raccontare di posti, di luoghi che in qualche modo abbiamo anche riscoperto a distanza di anni, come è stato per me in questo caso dopo tantissimi anni. Quindi non mancate, come sempre, martedì alle 9:30. Un bacio! Ciao!